Salve, è l'ultimo dell'anno, pertanto vi propongo una ricetta antica, o meglio vecchia, come l'anno che se n'è andato. Faremo un baccalà in dolce garbo, come diciamo noi veneti, che sarebbe dolce e agro. Il dolce dato dall'uva passa, che metteremo dentro dopo, e l'agro dato dal succo del limone. È un piatto molto semplice da preparare, va bollito in acqua profumata con sedano, cipolla, carota e limone naturalmente. Ma però mi raccomando, adoperate il baccalà, ossia quello secco messo a bagno. Ecco, come avete visto, abbiamo preparato l'acqua profumata, ossia l'acqua vegetale per la cottura del nostro baccalà con sedano, cipolla, carota. Abbiamo cotto dentro anche le zeste di limone per dare più profumo. Ora non facciamo altro che inserire il nostro pesce per il tempo che l'acqua fiorisce, ossia si dice così, appena quando l'acqua riprende a bollire. Non fatelo bollire tanto perché altrimenti mi diventa duro. Ecco, come avete visto, abbiamo tolto il nostro baccalà o stoccafisso dall'acqua. Come ha iniziato a fiorire l'acqua, l'abbiamo tolto immediatamente. Pensare che se non fosse stato per il Quirini, che nel 1430 naufragava in Norvegia, non avremmo scoperto questa prelibatezza, questo sistema di essiccatura all'aria aperta del bastonfish, come si dice in inglese. Ora aspettiamo un minutino che si raffreddi per poterlo toccare anche con le dita, altrimenti ci si scotta. Inseriamo l'uva e i pinoli e il limone e il nostro piatto è pronto. Ecco qua il nostro piatto, come vedete è molto semplice da farsi, l'ho guarnito con dei fiorellini di rapanello che, come avete visto, sono molto facili da farsi, metteteli in acqua e ghiaccio per una notte se volete, un paio di ore, l'importante è che si aprono perché più rimangono dentro più si aprono, e poi questo rosso del rapanello mi ricorda le feste. Ora non mi resta che augurarvi un buon anno e un arrivederci a presto, sempre a Dio piacendo. Sì? Ciao. No, ma l'avevo spiegato prima. Come no? Sì, guarda, allora, sia baccalà quanto stoccafisso è lo stesso pesce, è sempre il merluzzo. Merluzzo, ce ne sono di due o tre tipi, ma comunque sempre merluzzo. Merluzzo del nord, perché se noi troviamo il merluzzo del sud è chiamato nero. No, noi siamo solamente noi veneti che mettiamo il baccalà al posto del merluzzo. Perché il merluzzo sarebbe lo stoccafisso sarebbe quello bagnato e il baccalà vero e proprio è quello salato, che in certe parti lo chiamano anche San Giovanni. Oh Signore benedetto, non sei difficile, sì, scrivi. Va bene, ciao.